si è stufato le relecce. Dall'ingresso principale di Scandria iniziamo la nostra visita di oggi. Dall'esterno inquadriamo l'abitazione in vendita, che è il piano sopra i locali box auto che vedete inquadrato. Qui entriamo nel garage privato che i signori proprietari attualmente hanno, pieno di materiali vari, ma è molto ampio e grande. Qui è stata addirittura allestita una cucina con lavabo, e qui invece c'è una vera e propria cantina. Il cancelletto d'ingresso verso la proprietà attraverso questo grazioso giardino molto curato con l'albero di chiavi, e attraverso questo sentieretto ci avviciniamo alla proprietà in vendita. Qui scorgiamo il giardinetto privato comunque all'interno di questa recinzione, con uno sguardo particolare al barbecue e soprattutto allo stato di manutenzione di questo giardino fiorito. Siamo quasi a fine ottobre e qui si accede attraverso questo arco d'edera all'interno della proprietà in vendita. Da qui possiamo inquadrare bene comunque lo spazio di giardino privato e soprattutto lo spazio sottostante e il balcone d'ingresso che i signori hanno spesso utilizzato per mettere le legna, molto capiente. C'è illuminazione esterna e qui entriamo all'interno della proprietà attraverso questo terrazzino. Siamo in una zona molto bella dal punto di vista paesaggistica. Ritorniamo invece all'interno della casa attraverso il salone d'ingresso che vediamo inquadrato, con camino, e giriamo tutto in tondo per inquadrarlo totalmente. Qui invece, dopo questa vetrina, troviamo la cucina. Anch'essa con la propria porta che garantisce l'uscita sul terrazzino dove siamo entrati. Mentre ritornando dentro, ci avviamo ripassando attraverso il salone nella parte più scenografica dell'abitazione. Questo salotto molto particolare, con tavolate e travi in legno e delle particolari pareti in pietra, ma soprattutto con queste due finestre scorrevoli a vetrata che affacciano praticamente sulla strada d'ingresso al paese, sul giardino. Girando nuovamente tutto in tondo, inquadriamo nuovamente tutto quanto il salotto. La casa è in condizioni ottime, è stata costruita circa 30 anni fa, ma con materiali e qualità elevata, termotonica, con gas metano. Qui ci stiamo invece dirigendo attraverso questo corridoio verso le camere da letto, quindi la zona nuova. Invece, continuando attraverso il corridoio, andiamo nelle camere vere e proprie. La prima è una cameretta che vedete inquadrata qui, con letto a ponte. Con la propria finestra. Mentre la seconda è una camera da letto matrimoniale, anch'essa con armadio, finestra e proprio termosifone. La faccio sempre comunque sulla verandina.
Invece adesso in ultimo inquadriamo il bagno, anche esso praticamente perfetto.